Parola di Quaresima. Preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi la solenne festa dell'Annunciazione del Signore ci invita a volgere lo sguardo su Maria e a chiedere la sua intercessione in maniera tutta particolare. Preghiamo. O Dio, che all'annuncio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera madre di Dio, di godere sempre della sua materna intercessione. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Pensando all'Annunciazione, un'immagine che personalmente mi piace molto è quella contenuta dentro la porziuncola a Santa Maria degli Angeli. Lì la Vergine si protegge quasi istintivamente col suo mantello. La sua non è paura, ma timore di fronte al mistero inafferrabile di Dio, che le annuncia la svolta dell'umanità. Dio si farà uomo in lei. La fede della Vergine era troppo solida perché potesse prendere paura. La paura infatti scaccia la fede e rende ogni iniziativa di Dio inutile. Il timore invece fa sentire l'uomo avvolto dall'iniziativa di Dio. Questa da subito appare incomprensibile, ma lungo i giorni della vita, grazie alla fede, svela il senso profondo del nostro esistere. Sollecitati da Maria, trasformiamo la paura delle nostre mascherine in mantelli di timore, nei quali avvolgere tutta la nostra vita. Abbandonati nelle mani di Dio e alla sua misteriosa iniziativa, diciamo anche noi con Maria: «Eccomi, Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere. Ora, assieme al nostro Vescovo Michele, ci rivolgiamo a Maria e da lui riceviamo la benedizione per questo nuovo giorno. Maria, Madre della Chiesa, a te ci affidiamo in questo tempo di prova. Prendici per mano e insegnaci ad accogliere il dono dello Spirito, a fare quanto Gesù ci dice, ad accogliere con fiducia la parola del Padre. Donaci un'autentica conversione del cuore e della vita. Accompagna e guida chi governa e quanti si impegnano per la salute di tutti. Aiutaci a fermare la diffusione del contagio. Assisti chi soffre, consola chi piange. Insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, a prenderci cura gli uni degli altri, e accompagnaci nel cammino della vita con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita.
vi benedica e vi protegga, vi accompagni e vi consoli Dio, amore onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Parola di Quaresima, preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso.